Esistono certe cose che sono state bannate dal mondo del calcio. Alcune di queste sono talmente proibite che Neymar stava per finire in carcere. Ti starai ora chiedendo com'è possibile? Beh, sappiamo tutti quanto Neymar ami passare il suo tempo libero con i videogiochi. Addirittura possiede un canale Twitch dove streama la sera. Dunque, per promuovere un evento di Fortnite, decise di indossare delle scarpe customizzate, ma si dimenticò di un piccolo particolare. Sono illegali. Secondo le regole della FIFA, ogni oggetto che contiene un messaggio provocante, politico, oppure per promuovere un brand o addirittura un movimento, viene severamente bandito. Neymar, alla fine, non ha potuto flexare i suoi scarpini, poverino. Dopo tutti questi infortuni, non gliene va mai una giusta. Passiamo ora al prossimo oggetto bannato. Quando nel 2006 Beckham si trasferì dal Real Madrid al Galaxy, un gruppo di attivisti mostrò al noto calciatore un video di canguri senza... Perché tutto questo? Beh, per un motivo molto semplice, le scarpe di Beckham erano fatte in pelle di canguro. Quando il tribunale americano si riunì per discutere della faccenda, decisero che i suoi scarpini non dovevano essere più prodotti e che se qualcuno li avesse indossati avrebbe ricevuto sanzioni fino a $50.000. Dunque Beckham decise immediatamente di cambiare scarpini. Anche il noto allenatore del Manchester United, Sir Alex Ferguson, ha una storia molto interessante con questi oggetti banditi, in quanto fu lui stesso a votare per l'eliminazione dei tacchetti che costarono al Manchester la sua stella. Roy Keane era davvero una bestia in campo, ma a causa di un brutto infortunio rimase fuori per 2 mesi. Quando il medico dello United analizzò la radiografia del ginocchio, rimase senza parole e disse: «Sir Alex, sul ginocchio del suo giocatore sono presenti segni di tacchetti in ferro». Da quell'infortunio, dunque, Sir Alex decise di votare per l'abolizione totale dei tacchetti in ferro con lame, una scelta che, devo dire, si è rivelata molto saggia. Ma non sono soltanto le scarpe ad essere bannate dal calcio, pure alcune magliette sono state eliminate. Facciamo un salto nel passato. Durante il Mondiale del 2002, tutte le nazionali cominciarono a rilasciare le proprie divise. Stava andando tutto bene fin quando ad un certo punto il Camerun decise di droppare una maglia molto particolare che fece infuriare ogni singolo presidente della UEFA. Queste divise non avevano le maniche. Si pensava che i giocatori sarebbero stati più aerodinamici senza, e questo dava loro un vantaggio troppo superiore rispetto alle altre nazioni, come se i giocatori del Camerun poi non fossero già abbastanza veloci di loro. Un'altra divisa che venne bannata fu quella del Barcellona. Tu conosci la regola numero 1 nel creare una maglia? Beh, è molto semplice. Mai copiare i tuoi rivali. Beh, quella del Barcellona era identica a quella del Real Madrid. Ma come si fa? Il consiglio del Barcellona riuscì fortunatamente ad eliminare la maglia dal mercato in poco tempo prima che scoppiassero rivolte tra i fans. Ci sono molte regole nel calcio che riguardano le maglie, ad esempio il fatto che ogni giocatore deve indossare senza mai togliersi la propria divisa. Se sei Cristiano Ronaldo in una finale di Champions e segni il gol decisivo, magari sei scusato e non prendi il cartellino, ma in tutte le altre occasioni la FIFA reputa il togliersi la maglia come un insulto alla propria squadra e dunque chi lo fa viene severamente punito con i cartellini, per non parlare di una moda di qualche anno fa tra i giocatori che consisteva nello scrivere messaggi a penna sotto la maglia in modo da esibirli dopo una rete. Ti ricordi del Mondiale 2022? Eravamo tutti gasatissimi. Il Qatar si aspettava che un sacco di tifosi venissero da tutto il mondo per guardare le proprie nazionali giocare, ma alla fine in pochissimi si presentarono a causa di tutte le regole che avevano imposto. Non era possibile bere. E secondo voi i tifosi inglesi o tedeschi avrebbero potuto resistere a guardare una partita senza bersi una birra? Beh, non potevano appunto perché era stata bannata. Molti fans cercarono di eludere le regole portandosi da bere di nascosto, ma molti vennero scoperti. Qualche settimana dopo, il Qatar decise di bannare anche le fasce che supportavano i movimenti LGBT. Queste fasce sarebbero dovute essere state indossate da Inghilterra, Germania e dai Paesi Bassi. Alla fine, il Mondiale in Qatar è stato uno dei più belli, ma con molte regole ed oggetti bannati.
aspetta di sentire questa. Nel 2015 l'Università di Glasgow fece uno studio in cui dimostrò che i giocatori una volta ritirati erano 3,5 volte più soggetti a morire da malattie legate al cervello. Dunque, i dottori votarono per eliminare ogni allenamento in cui i calciatori dovevano colpire ripetutamente il pallone con la testa. In Scozia avevano già una regola simile dove i ragazzi sotto ai 12 anni non potevano proprio segnare di testa per evitare danni cerebrali. Ora provate a dire a Cristiano Ronaldo di smetterla di segnare di testa. Dubito che riuscirete a convincerlo. Il prossimo ban è un qualcosa di assurdo, ma aspetta un secondo, non dimenticarti di iscriverti al canale. Sarebbe come se mi consegnassi un pallone d'oro. Mi faresti troppo felice. Ora passiamo ai portieri. Pensavate davvero che non avessero delle regole anche loro? Beh, non possono avere dei loghi sui guanti che sono di dimensioni maggiori a 20 cm quadrati. Dunque qualsiasi logo di dimensioni superiori è severamente vietato. Ma anche qui bisogna dire che i portieri sono stati furbi. Ad esempio, il grandissimo Gianluigi Buffon usava dello scotch per coprire il logo in modo tale che la FIFA non potesse bannare i suoi leggendari guantoni. I calciatori sono persone che curano molto il loro stile e la loro persona, spesso li vediamo con outfit assurdi, sembrano quasi dei rapper. Sfortunatamente è severamente illegale tenere collane oppure orecchini mentre si gioca a calcio per motivi di sicurezza. Ti ricorderai anche tu di Kanté, che durante la finale del Mondiale venne sgamato mentre indossava una collana d'oro che venne immediatamente sequestrata. Ma se un giocatore è sposato e sua moglie non lo lascia togliere la fede nuziale che deve fare poverino? Beh, la FIFA permette di mettersi del nastro adesivo. Harry Kane è un chiaro esempio di questo. La prossima notizia ti sembrerà falsa, ma è tutto vero. Alcune squadre si sono specializzate in lunghi lanci dalla rimessa che facevano da cross in area per segnare, ma farlo non è pienamente legale. Vedi prima di trovare la forza necessaria per fare questi lunghi lanci. I giocatori chiedono ai tifosi un asciugamano oppure un panno per poter asciugare la palla ed aumentare il grip, ma anche qui il consiglio della FIFA dovette intervenire. L'utilizzo di asciugamani per pulire i palloni o di qualsiasi altro oggetto esterno non è consentito e verrà punito con un cartellino giallo. Tantissime cose sono bannate nel mondo del calcio, addirittura anche questa. No, tranquillo, non stiamo parlando della bellissima danza, ma dello scaldacollo. Infatti viene reputato troppo pericoloso, perché i giocatori avversari potrebbero erroneamente aggrapparsi e causare gravi danni. Il consiglio dunque intervenne immediatamente definendoli troppo pericolosi per i giocatori, che potrebbero rischiare di strangolarsi. Bene ragazzi, ora sapete cosa è bannato dal mondo del calcio. Ricordatevi bene queste regole per evitare inutili cartellini gialli o sanzioni. Per questo video è tutto. Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine e non dimenticarti di iscriverti.